è inutile che te lo spiego, cioè se tu non sai i termini, inutile, te lo dico prima alle ragazze così poi tu lo senti e riesci a capire, forse. Ma non puoi capire se non sai di i rossetti, le altre marche, le cose. Perché ragazzi, Andrea era curioso di sapere cosa stavo per dirvi in anteprima, ma è inutile che glielo spiego. Comunque, quello che vi stavo per dire, è che ho mangiato, ho dato un sacco di baci a Andrea, ho bevuto acqua, caffè, tutte cose. Comprende strade a pedaggio. Ragazzi, allora abbiamo appena finito una riunione durata la bellezza di 6, 7, 8, 2 ore e 18. Ho chiesto una pausa di riflessione ad Andrea, almeno per 20-30 minuti sicuro, insopportabile, pesante. E detto ciò, alla fine dei conti non ho capito nulla di tutto quello che andremo a creare in questa... non so. E niente. Poi vi ovviamente renderò partecipi di tutto, come capirò qualcosa anch'io. Ma non sono ancora convinta di fare questa cosa, che è troppo... Giù, ma ti ho un cazzotto in faccia. No, poi pensano che sei violento. Poi pensano... Ah, è un po' violento, Ma non sono violento, no, non ho mai toccato una donna neanche con un'unghia. No, non è violento, però rompi i coglioni di prima categoria, proprio... Certo, le cose grave, si fanno fatte bene, non si fanno le cose fatte... Che se rompi palle o no, mo pure per maloso, È pure per maloso, quindi se vuoi dire rompi palle... Vabbè ragazzi, mi aveva fatto sta... Ma come vabbè ragazzi? Ma che stai a dire? Giù, cancella.